Asamoah per Lukovic, intanto spazio sulla sinistra l'Udinese. Ancora Lukovic, finisce giù, non fischia Bergonzi, si arrabbia De Biasi. Lungo pallone di De Rossi per Vucinic, posizione regolare, Mirko Vucinic in area, Vucinic ed è il gol dell'1-0 della Roma, 11 minuti 30 secondi, Mirko Vucinic sblocca il risultato. Che pallone di Daniele De Rossi, un gioiello da parte di Daniele De Rossi. Ma noi qui dall'alto abbiamo visto Vucinic come ha chiamato palla ed è stato immediatamente servito da parte di De Rossi. Ingenuità da parte della difesa ludinese che si è trovata completamente spiazzata. Poi andiamo magari a vedere, Fulvio, se la può regolare la posizione. È regolarissima, c'è la coda e anche Zapata che tenevano in gioco Vucinic. Il controllo in corsa del Montenegrino, il destro nell'angolo dove non arriva Handanović. Roma 1, Udinese 0. Andiamo dalle parti delle due panchine, prima Di Gennaro, poi Capaldi. Ovviamente gioia e tripudio in panchina giallorossa, Ranieri braccia al cielo, ha applaudito i suoi giocatori. Handanović, sono Isla e Sanchez, 5 giocatori della Roma in area di rigore. È pronto Pizarro, direttamente verso la porta, gol, gol di Mexès, 2-0 Roma. 40esimo, assegno Mexès. La Roma ha atteso tanto a battere questo calcio di punizione, però evidentemente questo è uno schema vincente, aspettando l'inserimento di Mexès, che sappiamo quanto è bravo nei colpi di testa. Un'altra ingenuità, a mio modo di vedere, Stefano, da parte della difesa, guarda, tutta piazzata, addirittura a quasi a un metro dal portiere. Sì, c'era anche De Rossi pronto per colpire di testa. Allora a questo punto o esce il portiere o probabilmente i propri compagni aspettavano l'uscita del portiere, perché a un metro dalla porta io penso che il portiere debba anche intervenire. A questo punto i compagni di Handanović si sono fatti trovare completamente spiazzati. Burdis, poi Totti. Controcoda, Totti, il palleggio, evitato Asamoah, lo scatto di Giulio Battista che se ne va, l'uno contro uno con Zapata, Giulio Battista, limite dell'area, sale anche Taddei, Giulio Battista, perde l'attimo forse.